È stata vittoriosa la prima di campionato per il capitano Camilla Orazzi dell'Altino Volley. Le ragazze di Coach Emiliano Giandomenico hanno battuto 3-0 l'Olimpia dopo una partenza sofferta. Soddisfatto il coach che chiede di lavorare giorno dopo giorno e di lottare sempre fino alla fine. Le ragazze hanno forse approcciato con un po' di nervosismo, un po' troppo, e questo ci ha portato ad essere un po' imprecisi in quello che avevamo preparato, che dovevamo fare. Poi di contro c'è stato un avversario che comunque ci ha prestato in battuta, anche in attacco sono state di livello, quindi siamo andati un po' in difficoltà, però credo che insomma la reazione che c'è stata è un dato importante, perché comunque da quando abbiamo aggiustato le cose abbiamo preso un ritmo di gioco importante, e non dico che le abbiamo lasciate lì, però insomma abbiamo fatto veramente la differenza. Le prossime due gare purtroppo non le giochiamo, perché abbiamo due turni di riposo consecutivi per defezioni di due squadre, quindi la prossima gara sarà il 26 novembre a Marsala, in una sfida che si preannuncia molto molto complicata, ma veramente stimolante.